Luigi Ferrucci alla biblioteca a Clavio. Allora, stasera è un parto gemellare. Presento le favole e dalla parte opposta poesie erotiche, satiriche, divertenti, osè, boccaccesche direbbe qualcuno. Però io dico che mi regge la fantasia in entrambi i casi, per cui nella favola c'è fantasia, ma anche in questo libro, ovviamente, come in passato mi sono immesso nei panni di Federico II, di Buffalo Bill addirittura, adesso mi metto nei panni di chi racconta, come mia madre faceva a me, le favole, e poi salto, ma sempre, come si dice in dialetto tarantino, reden, è in quello che è il proseguimento strano, ma accumulato negli anni, delle poesie che mi venivano in mente per ridere di me e di tutto il genere umano, perché ognuno di noi ha tanti, tanti difetti, e il mio libro è caratteristico per l'ironia, ma anche l'autoironia, per cui forse è autolesionismo, ma almeno io mi sono divertito a scriverlo e spero voi a leggerlo. E vogliamo dirlo qual è questa pubblicazione, questo allora, libro? Il libro è Le mille e una favola, il primo libro. Il secondo è Ridendo e sorridendo d'amore, perché l'amore ci sta sempre, anche se qualche volta fa ridere o fa piangere. Vogliamo dire anche se ci sono state delle prefazioni da parte di qualcuno che ti ha... Specialmente quello di Ridendo e sorridendo d'amore me lo ha presentato proprio il professor Guadagnò. Quello di favole è un pochettino, è stato fatto un po' in fretta, per cui ho fatto io una presentazione in cui chiarisco appunto che sono favole, proprio alcune, la maggior parte sono create da me, la fantasia, e altre sono invece i racconti. L'importanza di questo libro è proprio questo, quello di aver ricordato le favole che mia madre diceva a me e che si sarebbero disperse nel tempo, perché chi vuoi, caro Max, che adesso si metta a raccontare favole? Nessuno. Quando i ragazzini c'hanno il telefonino e quindi e basta. Questa memoria, questo modo però, di raccontare si è disperso. Sì, però penso che faccia sempre piacere ascoltare una favola che ti fa anche quella sorridere. Ok, grazie. Grazie a te. E auguri per, come dire, in bocca al lupo per tutta la tua passione per Taranto e per ciò che racconti in maniera puntuale. Grazie a te. Okay.